Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sì. Siamo giunti, fratelli e sorelle carissimi, alla quarta domenica d'Avvento, che peraltro in questa singolare coincidenza di quest'anno coincide la messa prevestiva con l'antivigilia di Natale. Domani ci sarà questo fenomeno un po' particolare, che la quarta domenica d'Avvento è anche il giorno della vigilia. In ogni caso il senso della liturgia di questa quarta domenica d'Avvento è proprio quella di dire: attenzione, prepariamoci bene, il Signore sta arrivando. E per cui ci viene proposta, il cuore di questa liturgia è la scena dell'Annunciazione, cioè la creatura che più di ogni altra ha preparato un cuore disposto al Signore, perché è stata colei che gli ha dato la carne umana con cui il 25 dicembre Gesù è nato. E in adempimento delle promesse dell'Antico Testamento, che abbiamo sentito nella prima lettura, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Quando Davide dice al Signore: guarda, voglio costruirti una casa, dice: guarda, stai attento, sarò io che mi costruirò una casa attraverso la tua discendenza, perché susciterò io un tuo discendente. Gesù è della stessa tribù di Davide, era figlio di Davide in questo senso, e renderò grande il suo nome. Quindi questa è una profezia che si riferisce alla nascita di Gesù. Ora però sia la prima lettura che il Vangelo sono accomunati da questo tema su cui diversamente rifletteremo durante le omelie di questa domenica, che è quello del preparare una casa a Gesù. La domanda che Davide fa al Signore, o meglio il proposito, dice: desidero costruirti una casa, è quella che poi la Madonna compie perfettamente, perché ricordiamo, la Madonna è chiamata anche nelle litanie lauretane, ricordate, il latino è domus aurea, cioè casa d'oro. Quindi, quindi Gesù è entrato dentro una casa d'oro, quindi non dentro la stalla di Betlemme, no? Poi anche a Natale ogni anno dobbiamo riflettere bene su alcune cose, perché vedete la scena della natività, no? Sapete che il bue e l'asinello, tutti quanti pensano che si facciano, che siano un po' un folklore, no? Ma il bue e l'asinello c'erano veramente, ma per un motivo molto semplice, perché la grotta di Betlemme era una stalla abbandonata e dentro la stalla c'era un bue. L'asinello era la cavalcatura con cui Giuseppe e Maria si erano legati a Betlemme. Ma attenzione, se voi aprite il libro del profeta Isaia, sapete come comincia? Il bue conosce il suo proprietario e l'asino conosce il suo padrone, ma il mio popolo non conosce, Israele non comprende. Lo sapevate? Pazzesco, eh? Cioè, quella scena, che sembra una scenetta senza significato, ma era l'adempimento di una profezia, sta dicendo: guarda, che il bue conosce la greppia, l'asino il padrone, ma tu riconosci che io sono il tuo Dio che è nato per te, punto interrogativo, sì o no? Ecco, la liturgia di oggi ci dice una cosa fondamentale: fratello mio, figlio mio, tu stai preparando una casa per il Signore. Cioè, se Gesù viene oggi e viene nei cuori di tutti, cosa trova in te? Ci sono varie possibilità. Questa mattina io ho ricevuto in dono, anche condiviso con qualcuno di noi, un bellissimo video fatto da un vescovo italiano, adesso non facciamo troppo pubblicità, molto molto bello, che dice: in questo Natale scrivo io una lettera a Gesù bambino. E attraverso questa forma simil poetica, quindi di una lettera a Gesù bambino, esprime tutto il suo, come dire, accorato dispiacere di pastore nel vedere quello che sta diventando il Natale per molti. E c'è stato da preoccuparci un po'. E dice tra le altre cose: io quando ero piccolo scrivevo una bella letterina a Gesù bambino e la mettevo sotto il piatto di papà il giorno di Natale, d'accordo? Oggi cosa fanno i bambini? A chi la scrivono la letterina? La scrivono a Gesù bambino la letterina? No, la scrivono al concorrente di Gesù bambino. Chi è il concorrente pagano di Gesù bambino? È Babbo Natale. Adesso non è che uno vuole fare, però capite il senso di queste cose, no? E io, dice, quando eravamo piccoli ci auguravamo un santo Natale a tutti. Oggi già è troppo se si dice buon Natale. Il buon Natale non è un santo Natale, non è la stessa cosa dire buon Natale o un santo Natale, è diverso, d'accordo?
così come non è la stessa cosa dire buongiorno o dire santa giornata, fratello mio, la stessa cosa, d'accordo? Però soprattutto per il Natale è l'evento santo per antonomasia, perché nasce tra noi il santo dei santi, no? Voi sapete che in alcuni posti non si può neanche dire buon Natale, bisogna dire buone festività. E questo vescovo, diciamo, ironizza un po' dicendo no, perché se qualcuno ti nomina, caro Gesù bambino, viene addirittura infastidito, anche se tu vieni nominato, perché se nomini Gesù, poi c'è chi la pensa diversamente da noi, che è infastidito, perché già io non ci credo che Gesù è Dio, io credo che Gesù è Allah e quindi mi dà fastidio se tu nomini Gesù. E stiamo diventando piano piano così. Allora, io per grazia di Dio sono un sacerdote, no? I miei fratelli che ci rompono un po', mi raccontano che nei giorni prenatalizi la gente impazzisce, cioè, spese, cose, festoni, corse, eccetera, e veramente arrivi al giorno di Natale e dici, ma è Natale? Hai fatto il corso su corso, l'altra cosa, regali su regali, cioè, in questo periodo c'era anche una canzone di due cantautori non molto cattolici, un po' scanzonati, che erano Luca Carboni e Giovanotti. Dice, e intanto noi ci facciamo i regali e ci mangiamo i panettoni, e nel giorno in cui è nato Cristo ci facciamo i regali e arricchiamo gli industriali, ci mangiamo i panettoni e diventiamo più ciccioni. Cioè Natale è solo questo, capite? Pensate anche a tante altre cose, no? Mi ricordo una volta ci fu un'anima che mi venne a chiedere durante le feste di Natale, dice, Don Leonardo, ma è peccato se durante le vacanze di Natale si gioca a carte, non lo so, ti fanno dei giochi natalizi, insomma, tipici, no? E dico, allora, non te l'ascolti, non si tratta di è peccato o non è peccato, arrivaci da solo, pensa, cioè, se tu passassi la giornata intera di Natale, tutto il giorno con le carte in mano, manco fai la preghiera e manco vai a messa, ma secondo te è una cosa fatta bene? Arrivaci da solo, non c'è bisogno che te lo dico io, che ti metto giù in bocca, capite? Perché molte volte noi andiamo a chiedere qualcosa al sacerdote. Io molte volte secondo dico, fermo, pensaci, capito? Perché noi abbiamo una coscienza che ci parla, capito? Se tu passi, non lo so, la notte di Natale, io ricordo alcuni amici miei quando eravamo giovani, la notte di Natale, la 24, la passavano giocando a poker. Ma può essere questa la cosa gradita al Signore? Ma è possibile, no, ma non è che ci vuole che vai dal prete, che glielo chiedi o che vai dal Papa, ci arrivi da solo, capisci? Allora, qui il discorso è, e veniamo a noi, noi oggi come stiamo? Perché per molti che viene Gesù, sapete che ma non importa niente, cioè non è che, ma cosa arrabbia? Non nominare Gesù perché mi offendo, no, non nominano pure tanto a me, non me ne importa proprio, cioè è un evento completamente indifferente, cioè... A tutti piace il clima natalizio, a tutti piace vedere le lucette accese, illuminate, eccetera, eccetera, ma l'evento del Natale, l'evento salvifico per antonomasia, per molti scorre come cosa, vabbè, stiamo un po' insieme, stiamo in famiglia, speriamo che... e finisce qui. Quindi capite, c'è proprio una situazione oggi, diceva tempo fa un sacerdote, non senza ragione a mio avviso, che è finito il tempo, sapete, negli anni 60, negli anni 70 c'erano i rivoluzionari che ce l'avevano contro la fede, che ce l'avevano contro i preti, e tutto. Adesso non è tanto, oggi non te calcolo proprio, cioè oggi non ci sei, come se non ci fossi, vuoi fatte la messa a mezz'ora, fatela pure, tanto basta, te stella per conto tuo, non mi dai fastidio, io non mi defino proprio, fino al discorso. Oggi siamo in questo clima che è peggiore della guerra aperta. Sapete che si dice che quando anche tra marito e moglie è peggiore che l'odio, l'indifferenza, quando proprio non te ne importa proprio più. Allora noi purtroppo stiamo assistendo o a questo clima di indifferenza oppure a quel clima di ti distruggo, quindi ti esautoro. Ma adesso hanno approvato la legge sull'eutanasia, no? La stessa cosa la stanno facendo con la religione, ti faccio la dolce morte, quindi ti mando piano piano, passo dopo passo, anno dopo anno, momento dopo momento, ti mando piano piano il dimenticatoio fino a quando scompari completamente, senza che manco te ne sei accorto. Allora, in questo senso, noi al termine dell'Avvento, in questa messa concludo queste prime riflessioni, no? Davide diceva ti faccio una casa. Allora, se Gesù viene da te, che cosa trova?
trova un cuore che lo sta attendendo, trova un cuore che gli vuole bene, che è grato, no? Noi contempliamo questa festa, il mistero di Dio che si fa come te, per te, che ti si offre completamente attraverso di un bambino. C'è un desiderio di incontrare il Signore, di accoglierlo, di vivere, come dire, un momento forte di vicinanza con Lui. Di sé preparavo un po', e più questa settimana, è stata una settimana intera in confessionale, perché prima di Natale, non sicuro prima di Pasqua, è bene pulire la nostra anima, no? Come lo fai a incontrare Gesù? Gesù non è, Gesù entra dappertutto, lo dirò in un altro video domani, tranne che nel corpo dove si trova il peccato, lì non ci entra. Può essere povero, può essere analfabeta, può essere la persona più delitta del mondo, ma deve essere una persona che tutti quanti le domeniche dedicate a San Giovanni Battista, che ha scelto di stare lontano dal male e cerca di tenere per quanto può la propria anima pulita, ecco, la propria chiesa interiore, perché la chiesa è tempio, è immagine della chiesa che dovrebbe essere il nostro corpo, la nostra anima pulita e lontana dalle macchie del peccato. Noi come ci arriviamo? È importante dircelo, no? Durante le meditazioni del mistero, dei misteri che faremo la notte di Natale, prima della messa di mezzanotte, c'è una meditazione, me la ricordo a memoria, ogni anno la ripeto, no? Dice, per molta gente Gesù vale meno di un abbonamento a un tram, meno di un ombrello. È una meditazione un po' amara, però ecco, sembra non molto lontano, insomma, dei tempi in cui stiamo vivendo, no? Quindi se assiste a questo prima, allora nei cuori che amano il Signore ci dovrebbe essere, speriamo che il nostro ci sia, non soltanto un grande desiderio di Lui, no? Voi sapete anche tutto quanto il freddo che Gesù ha vissuto, no? Il freddo, sapete qual è il freddo più grande, il freddo che si vive anche nel mese di dicembre, non è un caso che si vive in questo periodo. Chi è che è freddo? Quando è che si sente freddo? Quando non ci vuole bene nessuno? Quando è che ci sentiamo il calore umano vicino? Quando qualcuno ti vuole bene, capite? Quindi Gesù bambino freddo, intirizzito, non è soltanto un quadretto da contemplare, ma è anche una parola che lui ci dice, guarda figlio mio, c'ho freddo perché qua sono venuto per voi e nessuno vuole bene, nessuno accoglie il mio amore, nessuno ricambia. Allora, pur senza essere santi, perché i santi c'erano questa cosa nel cuore, dicevano, no Gesù vieni da me, ti voglio bene io, e con tutto il bene che ti voglio ti ripago anche per quelli che non ti sfidano proprio, dicono a Roma, ecco, non ci serve essere santi, no? Quindi avere queste forme di attenzione e di delicatezza, ecco, perché non dobbiamo nemmeno guardare al presepe, cioè che c'è sta nel presepe? C'è sta una statua nel presepe? Cioè, capite? O c'è una persona viva che è rappresentata dalla statua e che si pone dinanzi alla nostra anima, come dice nell'Apocalisse, io sto alla porta e busso in attesa di qualcuno che mi apra, che mi voglia, che mi accolga, che desideri stare con me, che desideri conoscermi. Ecco, sono queste le suggestioni che ci invita a fare nostra questa liturgia. Chiediamo a Maria Santissima, domani in qualche media sicuramente la contempleremo in queste vesti, lei che è stata appunto l'immagine dell'accoglienza perfetta al Signore, che ci a preparare un cuore, un'anima ben disposta, e che venendo da noi il Signore non trovi rifiuti, non trovi indifferenze, non trovi freddezze, non trovi lontananze, ma cuori che lo desiderano, che gli sono grati e che vogliono farlo entrare nelle proprie vite per essere da Lui non solo abitati, ma anche ammaestrati, illuminati, indirizzati verso il bene, trasformati, santificati e resi, perché solo Lui questo può farlo, perfettamente felici e gioiosi, non solo nell'altra, ma anche in questa vita. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre.